Buonasera a tutti e benvenuti a questo consueto appuntamento fisso del giovedì sera con questi webinar tecnici organizzati da Rete Informatica Lavoro. Mi presento, come sempre, sono Maria Lucia Villa, brand manager di Rete Informatica Lavoro, e questa sera siamo in compagnia subito con Daniele Perugini, Data Engineer Architect. Bentornato. Daniele? Eccoci. Eccoci, ciao, bentornato. Ciao Maria Luce, grazie, ben Perfetto, trovata. vediamo, sì, ci sentono, vediamo se ci sentono. Se ci vedono correttamente, intanto saluto Andrea, Stefano, Massimo che ci salutano dalla chat. Ottimo, perfetto. Ecco, abbiamo attivato anche le reaction, quindi possiamo sbizzarrirci questa sera. Con Daniele abbiamo visto come Azure mette a disposizione diversi strumenti utili a chi ricopre il ruolo di Data Engineer e che potete comunque rivedere sul nostro canale YouTube. Dopo in chat vi condivido il link, il solito link che mi chiedete sempre. Mentre oggi con Daniele, con cosa vedremo insieme? Bene, oggi ci andremo a fare un pochino di analisi di quello che è il mondo, come è variato per quanto riguarda l'analisi dei dati, quindi l'avvento del data warehouse e come questo sta cambiando nel corso del tempo con i data lake e iniziative che ancora non hanno preso molto piede, ma che sicuramente avranno un buon ritorno in futuro. E quindi sarà interessante vedere un po' l'evoluzione, ecco, di queste tecnologie. Ok, perfetto. Come sempre vi chiedo cortesemente di utilizzare la sezione delle domande e lasciando magari libera la chat. Tu, Daniele, la puoi vedere, tu che hai un doppio Sì, io vedo la schermo, puoi chat. vedere la chat e tutto quanto. Ok, perfetto, sei quindi autonomo. Ottimo. Quindi lascio la parola a te, condivido in chat il link eventuale del canale YouTube e quindi lascio a te la parola. Grazie, buon webinar a tutti. Grazie a te. Allora, intanto inizio condividendo il mio schermo, visto che ho le slide qua sopra. Ok, quindi adesso vedete Sì. le mie Google Slide, perfetto. Beh, per chi diciamo, non è la prima volta che viene su questo canale, magari ci siamo già incontrati, quindi bene o male sa chi sono, cosa faccio. Per chi invece è la prima volta, mi presento brevemente e, come diceva Maria Luce, io mi occupo soprattutto di data engineering, di integrazione e analisi dei dati e sono un freelance. Ho iniziato questo lavoro ormai da tempo e nel corso degli anni ho avuto modo di specializzarmi in particolare sulla piattaforma Microsoft. Difatti ho iniziato prendendo le certificazioni SQL Server, all'epoca in cui andavamo a fare il tuning di tutto, quindi indici, tutto quello che poteva essere statistiche per farlo funzionare bene, e poi piano piano sono passato, visto che il cloud ha preso piede ed è diventato fondamentalmente una tecnologia mainstream, ho preso delle certificazioni, ho iniziato a studiare, ecco, la data engineering, soprattutto appunto con queste tecnologie Microsoft, in cloud. È qualcosa di interessante. Io ho cercato di scrivere, diciamo, qualche memoria o, se non altro, di scrivere due righe in un libro che è intitolato Why Your Data Matter. Non è un libro in vendita, è un libro gratuito, ma che cerca di sensibilizzare, o meglio, cerca di portare il mio punto di vista, per quanto riguarda l'importanza dei dati all'interno delle aziende. Infatti, ho visto che molti oggi lavorano in questo settore proprio perché è un settore molto importante e probabilmente anche per di voi ci saranno molti che hanno a che fare con analisi dei dati, data warehouse e quant'altro. Ecco, bene, perché questo è un tema che a me è molto caro e mi fa piacere vedere appunto altre persone che non condividono solo un lavoro, ma anche, ecco, diciamo, anche un interesse che va oltre la sfera puramente lavorativa e professionale. Detto quindi questo, brevemente, quindi chi sono, oggi appunto vogliamo riprendere brevemente da dove avevamo lasciato la scorsa volta, no? Cosa fa, diciamo, il data engineer? Intanto diciamo subito una cosa. In ambienti molto molto grandi, soprattutto per esempio negli States, spesso la figura del data engineer ha dei confini molto molto netti, si affianca al data scientist, al data analyst, eccetera. Da noi spesso, diciamo, magari per via delle dimensioni un pochino più contenute delle aziende, ci troviamo a fare magari un po' di più
o un po' di meno rispetto a quello che sarebbe, diciamo, ufficialmente il ruolo. Generalmente però il data engineer è una persona molto molto tecnica che ha a che fare con fondamentalmente lo sviluppo software di quelli che vengono chiamati pipeline di dati, e generalmente cosa fa? Legge dati, colleziona dati, li trasforma, cura appunto la loro sicurezza, eccetera, e quindi è una persona che ha un background, fondamentalmente un background lato software, e collabora con tutta una serie di figure, perché chiaramente poi il dato fine a se stesso non servirebbe a molto, e di conseguenza esistono anche altre figure, appunto come il data analyst o il scientist, che poi servono anche a estrarre informazioni da questi dati e a dare appunto a trasformare i dati in informazioni, che sono quelli che poi ci aiutano a prendere delle decisioni vere e proprie. Ecco perché quindi la domanda è: una volta che io però ho questi dati, cosa ci faccio? Dove li metto perché possano aiutarmi a prendere delle decisioni su che siano attendibili? Ecco, per farvi capire quanto è importante questa parte, ho voluto riportarvi uno studio della KPMG, che è una società di consulenza a livello internazionale. Avevo riportato queste informazioni appunto anche nel libro, in una parte del mio libro, perché le ho ritenute veramente interessanti. Ora, questo è un outlook, quindi uno studio del 2016, sono già passati 6 anni, però era interessante perché nel 2016 fondamentalmente fra le varie domande che si andava a chiedere ai manager era: ma cos'è che ti preoccupa di più della tua azienda? E di conseguenza, ve l'ho riportato qui, mi ha colpito il fatto che molti manager avevano questa necessità, cioè avevano la percezione, o meglio, capivano quanto fosse importante potersi affidare a dei dati di alta qualità. Perché? Perché poi ci devono prendere delle decisioni sopra. Quindi se quei numeri, se quei grafici non funzionano, o meglio, funzionano ma ti danno dei risultati sbagliati, capite bene che un manager o uno stakeholder comunque prenderà delle decisioni errate. Infatti, come vedete nella figura di sinistra, l'84% dei manager aveva ben chiara questa necessità, quindi quanto fossero un punto nevralgico di ogni azienda i dati. E nella parte di destra vedete anche come la quantità degli investimenti, diciamo, fosse anche questa una priorità. Gli aree di investimento nei prossimi 3 anni, come vedete, proprio la prima, il 25% dei manager aveva detto bene aumentare le capacità di analisi sui dati che abbiamo. Quindi questo ci fa ben capire quanto siano necessari, quanto siano importanti, e quindi quanto sia anche giusto dedicargli la giusta cura, proprio perché è un'esigenza, è fondamentale, tanto più oggi che le cose cambiano in maniera così repentina, capite bene che avere una solida base su cui fare analisi, prendere decisioni, sicuramente è importante. Ora, quando si parla di analisi dei dati, infatti, spesso si parla di almeno 3 tipi di analisi, cioè analisi descrittiva, predittiva e prescrittiva. Cosa succede? E poi vedremo anche il perché stiamo facendo un attimo, diciamo, questa digressione, no? Perché ci aiuterà a capire alcuni motivi di alcune scelte tecnologiche dopo. Nell'analisi descrittiva, fondamentalmente, io non vado a descrivere quello che è successo nel passato della mia azienda e quello che sta succedendo al momento. Quindi, per esempio, lo storico delle vendite, dei prodotti che ho venduto, come sta andando ora rispetto agli anni passati. È interessante però che negli ultimi anni ci stiamo andando sempre di più a specializzare anche in altri tipi di analisi che sono chiamati predittiva e prescrittiva. Cosa significa? Nell'analisi predittiva fondamentalmente stiamo andando a cercare di capire oppure di dare una probabilità di un evento che, insomma, che succederà nel futuro. Ecco che quindi spesso appunto questi tipi di analisi poi vengono utilizzati anche per dire: ok, nel passato ho venduto tot, adesso sto vendendo tot, ma nel futuro cosa succederà? Beh, chiaramente non si parla di analisi di qui ai prossimi 10 anni,
però comunque si parla della possibilità di riuscire a dare un indirizzo o di far capire quello, la direzione in cui sta andando un'azienda. E poi si arriva anche all'analisi prescrittiva, dove si cerca di capire il perché, le cause che generano un determinato trend nel futuro, che probabilmente lo genereranno, oppure anche il cosa fare per fargli cambiare tendenza. Perché tutto questo? Perché il discorso è, bene, ma questi tipi di analisi che poi stanno alla base delle decisioni di un'azienda, dove si basano? Ecco, su una enorme quantità di dati e di serie storiche. Ed è qui che parte un pochino, diciamo, il nostro viaggio per quanto riguarda il data warehouse, data lake house, proprio perché la tecnologia ha assunto e assume un ruolo chiaramente centrale rispetto a, appunto, a tutto questo. E voi chiaramente capite che se andate a vedere su internet alcune stime, noterete che negli ultimi anni, in pochissimo tempo, abbiamo generato molti più dati di tutti i decenni precedenti. Si parla chiaramente di petabyte di dati che adesso stanno girando per il mondo, e voi capite bene che tutto questo è fattibile, è verosimile. Perché? Ma perché voi avete dei cellulari che vi seguono e tracciano ogni cosa che fate, avete Alexa in casa che ascolta tutto quello che dice, chiaramente senza sfociare nella teoria del complottismo, ci mancherebbe, però sono funzionalità che veramente hanno. Cosa abbiamo? Abbiamo la famosa industria 4.0, quindi macchine automatiche che non solo fanno lavorazioni, ma sfornano una quantità di dati esagerata nel loro funzionamento, che poi devono essere analizzati, e cos'altro, e i social, chiaramente il volume di dati generato e tutto questo. Ecco, ci fa capire che oggi abbiamo veramente a disposizione una grossa quantità di dati che le aziende vogliono sfruttare, devono sfruttare se vogliono poter prendere delle decisioni, poter capire la realtà del business in cui si stanno muovendo. Ecco perché storicamente, diciamo, partendo anche dalla storia, si inizia a parlare di DVH. Mi è sempre piaciuta un pochino la storia, ricordare che uno dei primi che ha iniziato a parlare di data warehouse, cioè di questi magazzini di dati pronti per l'analisi, fu appunto questo William Inman, che appunto questo californiano, che è interessante, diede una, diciamo, una definizione che oggi viene generalmente accettata come data warehouse, che fondamentalmente dice che è una collezione di dati storici, quindi perché sono dipendenti dal tempo, che sono fondamentalmente orientati, gestiti per soggetto, e che servono proprio a supportare le decisioni di business. Perché ci interessa appunto tutto questo? Perché effettivamente la direzione che lui diede in quegli anni, noi stiamo iniziando a parlare, oggi parliamo di 30 anni fa, no? Perché nel 92 scrisse il primo libro, Building the Data Warehouse, dove iniziò a teorizzare come potevano essere utilizzati appunto questo tipo di dati per creare questi magazzini. Voi immaginate magazzini di dati, diciamo, pronti all'uso per poter essere analizzati. Fino a poco tempo prima i database venivano utilizzati in tutt'altro modo, tant'è vero che oggi si parla, per esempio, di database utilizzati per scopi transazionali, o LTP, che vengono utilizzati quindi per avere un dato particolarmente normalizzato, e che sono generalmente i database che stanno alla base delle vostre applicazioni, dei gestionali e così via. E si iniziò a dividere con OLAP, cioè carichi di lavoro legati all'analisi del dato. Ecco che questo modo, questo approccio di vedere il dato fu inizialmente appunto teorizzato da Inman, e effettivamente a distanza di 30 anni possiamo dire che ha avuto un certo successo. Perché? Quindi i vantaggi di avere un data warehouse, quindi di costruire un silos, possiamo dire, un grosso magazzino dei vostri dati collezionati, cosa vi dà la possibilità di fare? Ecco, vi dà la possibilità, in base al costrutto che diede Inman all'inizio, di organizzare i vostri dati per soggetto. Quindi, in un data warehouse,
che poi andremo a vedere, è un database ottimizzato in maniera particolare, ma soprattutto con una struttura dati particolare, voi avrete i dati che sono fondamentalmente divisi per soggetto, quindi che ne so, vendite, produzione e quant'altro. Non solo, i data warehouse servono a creare coerenza, perché? Perché, sempre lo vedremo dopo un pochino più nel dettaglio, io vado a collezionare i dati da fonti diverse, quindi fonti che possono essere disomogenee. Esistono dei processi che servono a mettere insieme i dati e inserirli in questo grosso magazzino, dandogli una certa coerenza e soprattutto dandogli un contesto, che è quello che poi fa la differenza nell'informazione. E soprattutto hanno una variabile temporale. Sì, i data warehouse hanno questa particolarità, cioè i dati che sono al loro interno generalmente seguono sempre un lineaggio temporale. Quindi avete la possibilità di andare avanti e indietro nel tempo e quindi di fare un'analisi storica. E soprattutto sono progettati per darvi risposte in tempi molto, molto, molto brevi. Ecco che quindi vogliamo vedere qual è la struttura di questo data warehouse. Quindi stiamo facendo un percorso storico, stiamo dicendo, beh, inizialmente, ormai sono molti anni che utilizziamo questo approccio, questa tecnologia, parliamo di data warehouse. Fondamentalmente è un database relazionale che ha una particolarità, che ha una struttura delle tabelle, dicevamo, in maniera particolare. Poi non è finita qui, perché? Perché come vedete anche nell'immagine, alla destra della slide, è fondamentalmente costituito da dei processi che vedete chiamati come ETL, cioè Extract, Transform and Load, oggi poi vengono chiamati anche LT per invertire il caricamento della trasformazione, ma comunque avete dei processi che fondamentalmente vanno a prendere i dati magari dai database dei vostri gestionari, da SAP, per esempio, da altri sistemi, e li importano all'interno della data warehouse. E poi i dati, una volta che sono lì dentro, cosa ci facciamo? Beh, ci andiamo a visualizzare. Ecco perché nella parte più alta della figura vedete appunto BI, cioè Business Intelligence e reportistica, proprio perché poi questi dati devono dare un'informazione, abbiamo detto, quindi c'è questo cambiamento da dato che diventa informazione e deve essere leggibile in maniera semplice, univoca e facilmente e immediata da parte di chi deve prenderci delle decisioni. Ecco che quindi avrete sentito parlare di strumenti come i reporting services o come Power BI o altri, Qlik, Tableau, ce ne sono veramente tanti che servono fondamentalmente a realizzare quest'ultima parte, cioè ad analizzare quello che abbiamo nel nostro magazzino dei dati e a renderlo un'informazione fruibile da chi non è un tecnico, ecco, e da chi deve prendervi una decisione sopra. E infine poi vengono utilizzati anche tramite algoritmi di intelligenza artificiale, anche per esempio per avere a che fare con, diciamo, predittività futura, eccetera. Questa però è la struttura generica di un data warehouse. Al suo interno, questo database ha una struttura delle tabelle molto particolare. Come dicevamo prima, come diceva anche Inmon, fondamentalmente l'idea è di organizzare, strutturare il database in modo che sia centrale, diciamo che abbia il focus su determinati soggetti. Ecco che quindi questo modo di lavorare, questo approccio, ha prodotto una struttura che generalmente viene chiamata star schema. Cos'è uno star schema? Fondamentalmente è una struttura delle tabelle, una modellazione delle tabelle del database che mette al centro, diciamo, una tabella chiamata tabella dei fatti. Questa tabella dei fatti generalmente contiene delle misure, dei dati, unità vendute, prezzo di vendita, no? Per fare un esempio, ed è generalmente circondata da una serie di tabelle accessorie invece chiamate dimensioni, che servono a dare contesto al dato. Servono per esempio per far capire, sì, ma di quale prodotto stavamo parlando, in che zona del mondo è stato venduto, che tipo di cliente era, eccetera, e quante altre informazioni, insomma, in base poi alle specifiche di progetto. Però l'idea di base è, in un data warehouse, anche a costo di denormalizzare un po'
la struttura dei dati e delle tabelle, però si ha generalmente questo modo di strutturare le cose, quindi tabella dei fatti che descrive un processo di business in serie storica, perché generalmente hanno in chiave anche una data, e tutta una serie di tabelle di dimensioni. Sulla base di questo succede di tutto. Magari qualcuno di voi avrà lavorato con i cubi multidimensionali che si basano appunto sul concetto di prendere queste dimensioni e poterne fare lo slicing, cose che effettivamente danno la possibilità di prendere un determinato processo di business in un qualsiasi periodo storico, dal presente al passato, e di iniziarlo a guardare sotto diverse angolazioni, sotto diverse prospettive. Questo è possibile avendo proprio una struttura di questo tipo. Questa differisce molto invece dai database utilizzati per carichi transazionali, operativi, quindi diciamo quelli classici dei nostri gestionali, perché come vedete cambia molto, non c'è una struttura di questo tipo, di star schema, ma ci sono tabelle che sono collegate tra loro, che sono estremamente normalizzate. Qui fra l'altro ho lasciato una cosa che non c'entra niente, perché le dimensioni non hanno a che fare con un database LTP, però appunto vedete che è una struttura molto più complicata. Chiaramente questo inficia sicuramente anche sulle performance, ma soprattutto serve a rispondere a delle esigenze diverse. E questa cosa qui soprattutto ci interessa. Perché? Perché qui vi ho riportato un pochino questa, diciamo, le differenze proprio applicative. Infatti, ad esempio, qui trovate una tabellina che ho preso dal sito di Oracle, che fondamentalmente cosa vi fa vedere? Vi fa vedere che, ad esempio, quando si parla dei dati, generalmente abbiamo sui data warehouse dei carichi analitici, come vedete dalla penultima riga, che fanno query di aggregazione di calcolo su spesso milioni di righe. E quindi vi fa capire che questi sistemi data warehouse, a differenza dei sistemi tradizionali di OLTP, devono avere delle performance molto 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 elevate, e di conseguenza devono essere molto ottimizzati, perché come vedete anche dall'ultima riga, questi hanno proprio a che fare con storico di anni spesso, cosa che non succede generalmente nei classici gestionali. E questa cosa di fatto cosa implica? Bene, questo implica una grossa differenza, cambio slide, con appunto questi sistemi che devono essere la base per poterli gestire. Infatti adesso, se l'hardware me lo permette, vorrei avviare Docker, e ho scaricato, diciamo, i backup dei database sample di Microsoft di AdventureWorks, proprio per farvi vedere questa differenza che esiste fra queste due tipologie di database, di carichi di lavoro, e poi all'atto pratico in cosa consiste. Quindi un secondo che avvio il mio Docker, perché come sapete SQL Server è dal 2019 è disponibile anche sotto forma di immagine Docker basata su Linux, quindi fantascienza fino ad alcuni anni prima per il mondo Microsoft. Quindi avvio il mio SQL Server. Ecco qua. Oh, perfettamente. E il bello della diretta è il server ha deciso di non avviarsi. Ottimo, questo è proprio quello che ci serviva in questo momento. Bene, diciamo che se riesco a farlo partire nel frattempo che parlo, poi dopo lo guarderemo insieme l'applicazione pratica. Comunque, quello che vi avrei fatto vedere fondamentalmente era proprio la differenza fra le tabelle legate a un data warehouse e invece le tabelle legate a un sistema OLTP, quindi standard.
Come vengono alimentate queste tabelle nel mondo data warehouse? Generalmente da dei processi ETL, che non fanno nient'altro che fare estrazione dei dati, trasformarli e caricarli all'interno del data warehouse. Generalmente questi sono realizzati tramite dei batch, quindi dei programmi che girano su base regolare. Esattamente, la legge di Murphy colpisce sempre, sono assolutamente d'accordo. Fra l'altro Murphy era un avviatore, quindi insomma sapeva bene cosa volesse dire rischio in aria, di non atterrare più. Esattamente. E, a proposito, dicevamo dei processi ETL, sono dei programmi che girano su base regolare, spesso realizzati con tecnologie diverse, per esempio Python, oppure chi ha lavorato con Integration Services, o con strumenti cloud tipo Azure Data Factory, ma ce ne sono così tanti, perché poi fondamentalmente sono dei software che spostano dati. Ecco, questi su base regolare servivano proprio a prendere i dati da magari i database o LTP o altre fonti dati, aggregarli, fare dei calcoli insieme e metterli, caricarli all'interno del data warehouse. Questo però chiaramente porta con sé dei limiti. Il primo limite abbastanza evidente è che c'è una rigidità nello schema, ovvero i dati sono quelli, sono fortemente tipizzati, quindi non posso lavorare con tutta una serie di dati che oggi invece sono anche molto diffusi, cosiddetti dati semistrutturati o completamente destrutturati. Faccio l'esempio di file JSON, di immagini, di traduzioni. Ecco, tutte queste cose, come avrei modo di caricarle all'interno di un DWH? Seconda cosa, il DWH sta per Data Warehouse. Seconda cosa, i costi di gestione e mantenimento. Generalmente queste sono soluzioni vendute da aziende, quindi Microsoft che vendeva il suo SQL Server, che vende il suo SQL Server, Oracle che vende il suo database, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, quindi questo implica un certo vendor lock-in, cioè ormai sei all'interno, sei obbligato a stare, diciamo, con quel fornitore. E soprattutto, altro, diciamo, non è un svantaggio, ma è semplicemente un limite, un fatto, è che i dati poi sono a disposizione solo dopo che i processi ETL hanno lavorato e trasformato i dati. Quindi manca tutto quello che sta nel mezzo e che invece sta diventando sempre più importante, cioè il valore del dato grezzo per poterci fare delle analisi che poi di volta in volta possono variare. Cioè io all'interno di un DWH il processo di trasformazione è quello, quindi avrò quel risultato finale. Oggi invece iniziate a sentir parlare, o meglio, si sente parlare molto spesso, ad esempio, di data scientist che magari fanno esperimenti sui dati, e quindi c'è questa necessità di avere un qualcosa di molto flessibile. Non significa che il data warehouse non sia più necessario o che sia diventato obsoleto, ma significa semplicemente che sono venute fuori anche altre esigenze e che quindi hanno la necessità di poter essere soddisfatte. Ecco che quindi negli ultimi anni è venuto fuori il concetto di data lake. Il data lake è esattamente l'opposto del data warehouse. Prima abbiamo parlato di rigidità, di schema, di enforcement dei dati, di integrità, eccetera. Qui mandiamo tutto all'aria. Perché? Perché con l'avvento del cloud abbiamo iniziato ad avere a disposizione delle risorse, possiamo dire, fantascientifiche. Di conseguenza cosa è successo? Che abbiamo iniziato ad utilizzare i sistemi di storage che il cloud ci mette a disposizione per poter caricare dentro i dati, i file, i dati da un punto di vista a livello grezzo, possiamo dire, così come vengono prodotti li carichiamo su questi sistemi di storage. E come vedete da questa figura che ho trovato, mi sembra molto ben fatta, anche molto esplicativa, da Databricks. Fondamentalmente cosa vedete? Che all'interno di un data lake generalmente vengono caricati qualsiasi tipo di file, quindi stiamo parlando di dati strutturati, che quindi possono essere provenienti da un database, ma come vedete immagini, video, suoni, JSON, CSV, tutto quello che ci interessa e che ci serve. Perché? Proprio perché essendo uno storage, non gli interessa il formato del dato, non è una tabella. Quindi voi ci caricate dentro tutto quello che volete.
E soprattutto questo incide molto anche su una questione particolarmente importante che è quella dei prezzi. Perché? Ah, perché se vi ricordate, prima parlavamo del Data Warehouse come un grosso database ottimizzato, dove però fondamentalmente in un database voi avete insieme due concetti molto fondamentali che coesistono nel solito layer, nel solito sistema, che sono lo storage e il compute, perché il database ha il suo spazio, le sue tabelle che occupano un certo spazio, e i processori che servono a fare le varie computazioni, i vari calcoli. Tant'è vero che, per esempio, per chi ha avuto a che fare con le licenze di SQL Server, si ricorderà che spesso le licenze vanno anche a core, proprio per la potenza di calcolo, eccetera. Perché? Perché purtroppo è così, il database è fatto in questa maniera, di conseguenza questo è il risultato. Non che sia sbagliato, ritorniamo lì, stiamo parlando solo di cose diverse. In questo caso, nel Data Lake, invece, abbiamo un approccio completamente diverso, cioè andiamo a smembrare questi due oggetti. Quindi andiamo a dire, ok, io ho uno storage, che è uno storage, fa il suo lavoro di storage e non deve fare altro, di conseguenza lo posso mettere dove mi pare, lo posso mettere sul cloud di AWS, su Azure, su Google Cloud Platform, su Oracle, non mi interessa. L'importante è che per essere un Data Lake sia compatibile con uno standard POSIX, e di conseguenza possa essere utilizzato con dei sistemi di base Hadoop, ma al di là di questi tecnicismi, l'idea generale è ho uno storage. Punto. Se un domani, diciamo, lo storage di Azure mi costa meno rispetto a quello di AWS, diciamo, ora facendola semplice, non è così, ma insomma, l'idea è prendo e sposto tutto. Quindi un costo è lo storage, e dall'altra parte invece ho i processi di calcolo, perché come vedete ho comunque dei processi chiamati ETL che andranno poi in qualche modo a lavorare i dati presenti in questo data lake. Però li fanno in forma diversa, nel senso che oggi abbiamo delle tecnologie, avreste sentito parlare per esempio di Spark, che insomma che è famosa, e che cosa fanno? Sono dei cluster, ecco, di nodi computazionali che si dividono il lavoro e riescono a fare delle operazioni di calcolo su quantità di dati enormi. Però questi cluster fondamentalmente sono completamente scollegati, disaccoppiati dallo storage, quindi ho un modello di costo completamente diverso. Ecco che quindi io posso riuscire a bilanciare queste due cose. Quindi, come vedete, il data lake è completamente diverso. Poi, generalmente, cosa succede? Spesso, come vedete anche nell'immagine, non è che sostituisca completamente il data warehouse, ma si pone a un livello sotto. Perché comunque, magari, per ragioni sempre di reportistica, di business intelligence, avremo bisogno di poter inserire quei dati all'interno di caselle, mettiamola così, più strutturate, come uno star schema, pronte per essere lavorate e utilizzate da una Power BI, da un sistema di visualizzazione. Ma alla base, l'idea è di mantenere sempre disponibili questi dati, per i dati di partenza, o i semilavorati. Perché? Perché, come vedete poi dalla parte un pochino più a destra dell'immagine, al di là del data warehouse, io potrei, diciamo, un data scientist potrebbe voler accedere ai dati grezzi per farci degli esperimenti di machine learning sopra. Ecco che quindi il data lake ti permette, ti dà un grado di libertà semplicemente in più. Quindi possiamo dire che fondamentalmente potrebbe essere un complementare rispetto a un data warehouse, potremmo dire anche una cosa del genere. Tutto questo come si traduce? Si traduce in alcuni vantaggi che ho riportato anche, questa era un'immagine presa dal sito di Databricks. Databricks è fondamentalmente una software house che mette a disposizione come servizio un'implementazione di Spark, di questo motore che serve a gestire, a elaborare questi dati. E soprattutto, quindi, mi aveva colpito il fatto che in quattro punti riassumeva veramente i vantaggi di un data lake, o meglio, i casi d'uso dove è vincente. Per esempio, il fatto che in questo modo è possibile farci sopra machine learning e data science, perché io in quel modo ho proprio un catalogo centralizzato di tutti i miei dati, perché fondamentalmente è agnostico, cioè
essendo uno storage di dati, è uno storage, di nuovo è uno storage di dati, quindi non dipende dal fatto che sia Microsoft, come invece magari potrebbe essere nel caso di un database SQL Server da Oracle, ma è uno storage di dati, punto. Sopra c'è il dato grezzo, quindi lo leggerò con il programma, diciamo il sistema che mi interessa. E poi soprattutto, e poi ci dà anche la possibilità di usare strumenti, quindi per questi strumenti diversi. Quindi insomma offre una certa flessibilità che ha un valore. Cosa interessante, che un data lake deve essere anche organizzato in una certa maniera. E qui vi ho riportato una tabella che serve giusto per darvi un'idea. È una tabella di, appunto, della TechNet di Microsoft, però diciamo che effettivamente è uno standard generalmente. Cioè, cosa succede? In un data lake noi andiamo a trovare generalmente una suddivisione per cartelle che sono fatte per il progetto, ma soprattutto per il tipo di file che ci andremo a trovare dentro. E l'idea è proprio quella di muovere fondamentalmente i dati da una cartella iniziale chiamata Raw Files, ma lo potete trovare anche sotto forma di Bronze o di altri nomi, che indica fondamentalmente i file allo stato grezzo, cioè proprio quelli generati dalle macchine, dai vostri crawler, dalle vostre API, insomma, dai log, quello che vi interessa. E come potete immaginare, effettivamente, le dimensioni saranno enormi. La cosa che ci interessa, però, è che la suddivisione poi delle cartelle segue una, diciamo, un'idea temporale, quindi avrò una cartella per l'anno, all'interno il mese, il giorno, fino anche ad andare a livello più granulare. Man mano che saliamo, quindi con l'aggregazione e la qualità dei dati, l'idea è prendiamo questi file grezzi e tramite dei processi, per esempio Spark, li andiamo a trasformare in, diciamo, semilavorati. Quindi iniziamo a dargli un'informazione strutturale un pochino meglio, quindi magari da dei file immagine, video, JSON, eccetera, magari andremo a iniziare ad avere un semilavorato che magari sarà in un formato standardizzato come le CSV, e li andiamo a mettere in un'altra cartella che qui Microsoft chiama Raw Data, ma magari a volte lo troviamo anche definito come Silver, per esempio, fino ad avere poi il risultato finale, il business data, dove c'è il dato aggregato, proprio quello, diciamo, lavorato, pronto per essere anche caricato all'interno del data warehouse. Spesso questi file qui vengono chiamati, vengono meglio utilizzati dei formati chiamati parquet, come il parquet di casa, che hanno una particolarità, hanno una compressione per colonne, quindi insomma sono ottimizzati sotto certi aspetti proprio per fare carichi di analisi. Poi voi questi file li prendete con il vostro sistema di data warehouse e ci fate sopra di nuovo quello che volete per la visualizzazione, ulteriori aggregazioni e così via. Però l'idea è il valore del dato, in questo caso, avviene man mano che io mi sposto dalle cartelle, cioè che vado da il dato grezzo a via via un dato sempre più rifinito, di qualità sempre superiore, arricchito probabilmente, aggregato, insomma, che dà un'informazione. Quindi dal dato ci stiamo trasformando in informazione. Questa cosa nel data lake avviene spostandoci, diciamo, in questo senso tra le cartelle. È un approccio standard per poterlo utilizzare in questa maniera. E quali sono gli strumenti, gli strumenti e i servizi che vengono utilizzati per fare questi processi, per realizzare queste trasformazioni? Ora io qui vi ho riportato solo alcune immagini per farvi capire che ce n'è un mondo. Parliamo di Spark, parliamo di, diciamo, Spark, che è questo motore scritto in Scala, che quindi fondamentalmente gestisce dei cluster, ma potrebbero essere anche dei batch grezzi scritti in Java, in Scala, in Python. Python viene utilizzato tantissimo in questo tipo di attività, fino anche ad arrivare magari a degli strumenti in cloud. Ad esempio abbiamo Databricks, che, come vi dicevo prima, Databricks fondamentalmente è un'implementazione Spark in cloud, anzi lo vediamo brevemente qui. Tempo che carica, ora io spero che Murphy non torni a colpire, anche perché insomma sennò avrebbero dei problemi quelli di Databricks.
Ecco, e qui vedete appunto il sito istituzionale di Databrix, che fondamentalmente, se noi andiamo a vedere diciamo, le soluzioni che offre, ci permette proprio di avere un sistema, quindi un'implementazione di Spark che ci permette di lavorare sul Data Lake. E ne esistono insomma, di svariato tipo, esiste Azure Synapse Analytics, come anche pipeline in cloud, tipo le Azure Data Factory, insomma, ce n'è insomma, per tutti, veramente un po' per tutti i gusti. Come vi dicevo prima, spostandoci adesso un pochino di più nel mondo Azure mette a disposizione, diciamo, alcune implementazioni, per esempio, di Databrix. Vi faccio vedere adesso quella che è il mio portale di Azure, quindi il mio account di Azure. Io ho creato, insomma, per farvi vedere brevemente, una risorsa proprio di tipo Databrix. Cosa succede su Azure? Quando io entro all'interno di una risorsa di questo tipo, ho la possibilità di entrare in un IDE, diciamo, chiamiamolo così, in un IDE online, che mi permette di sviluppare appunto i miei sistemi di processing online basati su Spark. E volevo farvi vedere questo proprio perché ci permette di capire una cosa: come sia disaccoppiato lo storage rispetto ai sistemi appunto di calcolo. E infatti, tanto è vero che se io vado a vedere su Compute, in questo caso, io qui ho semplicemente la possibilità di creare un cluster. Questo cluster non sono nient'altro che una serie di server che lui già configura, diciamo, per me con Spark, che rispondono quindi a una determinata versione di Spark, poi posso caricarci sopra delle librerie personalizzate, eccetera. E fondamentalmente ho questi cluster pronti all'uso che non faranno nient'altro che prendere il mio codice scritto in Python o in Java, che comunque si basa sulla libreria Spark, e faranno cose, faranno calcoli. Da dove li vedo? Se io guardo, accedo ulteriormente al menu, cosa trovo? Troverò Workspace, Users, perché è multiutente, quindi vabbè, insomma, a parte questa informazione qui, e poi avrò quelli che si chiamano generalmente notebook. All'interno di questi notebook, ecco, io qui sto andando a scrivere il mio codice di trasformazione dei dati. Quindi, mentre spesso nel Data Warehouse si ragiona in termini di SQL, quindi il linguaggio SQL, una volta che sono arrivato a bordo del database, beh, in questo caso no, come vedete è Python che si appoggia su delle librerie, sulla libreria Spark. E qui cosa faccio? Beh, fondamentalmente, come vedete, io vado a prendere un mio file che io voglio lavorare da un data lake che, come vedete qui sopra, avevo già impostato con una chiave, quindi appunto per accedervi fondamentalmente, e vado a leggere appunto questo file CSV, vado a ottenerne lo schema, e diciamo che il risultato poi di queste lavorazioni è quello che comunque assomiglia fondamentalmente a un dataset che io poi posso descrivere, come vedete nella cella sottostante. Addirittura potrei lavorarci sopra anche in un simil SQL, comunque verrebbe convertito in un processo Spark. Posso aggregare informazioni, posso filtrare per esempio le vendite solo relative all'Asia e vedere quello che è successo, rinominare, insomma, posso farci veramente tutto quello che mi interessa. E una volta che ho creato un aggregato che quindi ha aumentato il valore dei miei dati, io poi posso prendere fondamentalmente tutto questo insieme di dati che ho e andarlo a scrivere nella cartella successiva. Avete visto fondamentalmente l'utilizzo di, diciamo, come possiamo dire, di uno storage collegato a Spark? No, Spark è semplicemente andato a leggere questi file da un altro storage. Di conseguenza, ecco perché vi dicevo prima, c'è questo particolare disaccoppiamento, quindi fra storage e sistemi computazionali di calcolo. Chiaramente questi cluster, come potete immaginare, hanno un costo, tant'è vero che noi poi possiamo anche decidere su Azure dopo quanto buttarli giù, dopo un tempo di inattività. Chiaramente le risorse possono scalare più o meno,
E poi, una volta che diciamo, ho realizzato la mia cosiddetta pipeline di dati, posso, da quello che era un notebook, quindi per fini diciamo, di test, posso prendere e realizzare realmente un workflow, quindi andando ad automatizzare quello che è la mia, appunto, quello che ho scritto, quello che è il mio codice. Ora, questo chiaramente è online, ma voi potete fare la stessa cosa anche in locale, perché se voi andate sul sito di Apache Spark potete scaricare le librerie e diciamo che se avete Linux andrete fondamentalmente a scompattarle, ad estrarne gli archivi da una parte, gli direte diciamo in che percorso sta, insomma, chi usa Linux lo sa, chi usa Windows ha una vita un po' più difficile perché c'è questa cosa relativa al file system che fondamentalmente nasce sotto Unix, questo sistema quindi segue la filosofia Unix, però Windows da alcuni anni a questa parte integra anche un kernel Linux, per cui se avete modo di utilizzare il WSL e Windows Subsystem for Linux, meglio, ben venga, perché poi comunque vi troverete già un pezzo di lavoro fatto, a meno che poi invece non usiate solo strumenti in cloud. Chiaramente capite bene che però, diciamo, uno magari può impostare questi strumenti in locale più per un fatto di sviluppo, ma poi ecco, a meno che in produzione non esistano veramente dei cluster potenti, ecco, il cloud, diciamo, è l'ambiente ideale per tutto questo. Tornando brevemente alle nostre slide, una cosa simile Azure la fa con Synapse. Synapse, diciamo, mentre Azure Databricks, quello che vedevamo prima, è fondamentalmente il servizio di Databricks rivenduto ad Azure, in questo caso Microsoft con Synapse ha voluto creare un ambiente molto più integrato, che chiaramente segue sempre il solito approccio, quindi ha sempre uno storage, ma ha una implementazione Spark proprietaria, e soprattutto è tutto integrato all'interno di un ambiente di sviluppo leggermente diverso, tant'è vero che diciamo, se io vado nella mia home dei servizi, eccolo qua, avrò la mia risorsa Synapse, al suo interno avrò sempre un IDE, però sarà, diciamo, mi permetterà di fare più cose, ecco, mentre Databricks era legato appunto molto a Spark, quindi diciamo programmazione, mettiamola così, su Synapse, il tempo che ci mette a caricare, ma comunque su Synapse io avrò accesso in realtà allo storage collegato e insomma, diciamo, un qualcosa leggermente diverso, ecco, come ci ha abituati Microsoft, che spesso, ecco, ci vuole dare anche la sua visione delle cose, però fondamentalmente ci permette in realtà di avere le solite funzionalità, quindi avrò a un certo punto una sezione dedicata agli script, appunto Spark eccetera, una sezione dedicata invece all'esplorazione del mio data lake, e questo ambiente integrato. Quindi se un domani vi troverete a dover gestire Spark su Azure, ricordatevi che ci sono almeno questi due sistemi più una terza parte chiamata HD Insight, che è invece un pochino più low code, oppure le Azure Data Factory, che pure utilizzano Spark, insomma, veramente in tutte le salse che volete. Detto questo, molto brevemente, visto che questo è lo stato, questi due sono gli stati attuali delle cose, parliamo anche un attimo dei limiti di un data lake, che chiaramente immaginate che quindi a differenza di un database non ho transazioni, non ho la possibilità di gestire l'integrità dei dati, cosa che invece avviene all'interno di un database, ecco perché negli ultimi tempi si parla di data lake house, cioè prendiamo fondamentalmente il meglio dei due mondi. Come si traduce, molto alla svelta, si traduce nel mettere uno strato software di gestione dei dati, di governance dei dati, sopra il data lake, che mi permetterà quindi di lavorare non con un semplice intervisto prima sul portale di Azure, allora ve lo faccio vedere brevemente. Fondamentalmente sono degli script che possono essere interpretati, allora, da una parte direttamente all'interno del sistema di Azure, dall'altra, ecco qua, sono fondamentalmente
un simile SQL che poi viene gestito sempre dal cluster sottostante. Francamente, io personalmente non li ho mai utilizzati più di tanto, però per esempio su Azure li ritrovate anche per fare l'analisi dei log. Viene utilizzato comunque un dialetto KQL anche per fare operazioni di questo genere, però fondamentalmente stiamo parlando di un dialetto simile SQL. Dove eravamo rimasti? Appunto, ecco, il discorso del data lakehouse. Quindi l'idea è stata quella di apporre uno strato, quindi di portare uno strato aggiuntivo sul data lake, sullo storage, proprio per avere la possibilità non di fare accesso ai dati grezzo, quindi semplicemente di leggere un file o scriverlo, ma di avere un sistema di gestione della transazionalità e della sicurezza di questi dati. Tant'è vero che l'idea che è stata posta è proprio quella di avere, per esempio, un sistema che diciamo, basandomi sul data lakehouse, io per esempio avrò l'implementazione, ora effettivamente si vede un po' piccolo, però per esempio delle transazioni ESID, quindi l'atomicità delle varie transazioni, l'integrità dei dati che in questo caso viene preservata. Praticamente come viene fatto? Ecco, se voi andate sul sito di delta.io, ecco, questa è una delle varie implementazioni, è fondamentalmente una libreria che si basa, che qui è utilizzabile anche su Spark, e che vi permette appunto di fare accesso ai dati in maniera leggermente diversa, quindi come dicevamo prima, non leggendo semplicemente un file, ma trattandolo un po' come se fosse diciamo una tabella. Tant'è vero che se voi a un certo punto andate qui sul sito di Delta.io, ecco, ora mi ci sono perso, ecco qua. Cosa andrete a vedere? Se andate a vedere su Getting Started, troverete banalmente, diciamo, alcuni esempi che vi fanno capire come questo strato software serve a farvi fare un accesso fondamentalmente sicuro e gestito da questo sistema di governance dei dati ai vostri file. Ecco, questa cosa è stata implementata, o meglio, diciamo, questo obiettivo lo stanno percorrendo anche altri, tanto è vero che la stessa Synapse Analytics ha questo obiettivo, quindi quello di essere considerato un data lakehouse più che un data lake, ed è quello, diciamo, dove stiamo andando a parare, proprio perché, come dicevamo, il data lake ha dei vantaggi, il data warehouse ha altri vantaggi, vogliamo, insomma, cercare di ottenere il massimo dai sistemi. E con questa è la situazione attuale e futura, diciamo, di questo mondo raccontata in poco meno di un'ora. Ecco che quindi, non so, Maria Luce, vogliamo forse passare anche al discorso domande? Arrivo. Sì, vediamo un attimo se ci sono domande nella sezione. Al momento non sono ancora arrivate. Attendiamo un attimo. Tu invece hai cercato di sistemare container. Allora, sì, che nel frattempo non è partito, perché continua. Ok, perfetto, nulla. Fare le bizze, però diciamo che sarebbe stato la visualizzazione. Oh, ecco, ora finalmente. Ok, dai, abbiamo 5 minutini. Ok. Allora, diciamo, qui ritorniamo un attimino al discorso differenza tra un sistema OLTP e di data warehouse. Ecco, volevo farvi vedere questi esempi portati da Microsoft, dove da una parte abbiamo il database OLTP, quindi quello su cui si basa, per esempio, un gestionale, ed è il primo. E se vedete le tabelle, qui dentro fondamentalmente abbiamo tutto in maniera molto, molto normalizzata. Ad esempio abbiamo tutta una parte legata alla produzione, alle categorie di prodotto, alle loro descrizioni, l'inventario. Quindi una normalizzazione per chi, diciamo, spesso lavora con i database, una normalizzazione molto molto spinta. Perché? Perché questo serve proprio a garantire l'integrità e la coerenza dei dati all'interno del sistema. Semplicemente, se voi andate a vedere, ad esempio, quello che invece è il data warehouse, troverete generalmente cose di questo tipo, quindi dimensioni, ora in questo caso sono tabelle chiamate con DIM qualcosa,
cosa, quindi servono a darvi un contesto al dato, e poi le tabelle dei fatti, quindi ad esempio una tabella dei fatti che ci fa capire le vendite passate tramite il canale internet. Di conseguenza, prima password. Riesci a fare un po' di zoom? Forse. Non so come si fa. Okay. Però diciamo che fondamentalmente in questo caso voi vedete tante colonne chiamate key, perché servono appunto a dare il contesto, cioè prendono, riportano i dati delle dimensioni, e soprattutto poi una serie di misure che vi riportano per esempio unit price, amount, quantità, no? In questo caso di cose vendute. Quindi una struttura completamente diversa, ma che serve a dare un focus su quello che è un processo di business, anche dal punto di vista storico, perché generalmente una delle dimensioni riporta sempre, come vedete, anche un termine temporale, ecco, che quindi vi permette di fare analisi temporale. Ecco, diciamo, tutto questo era solo per farvi vedere queste due tabelle. E niente. Ottimo. Nel frattempo, guarda, sono arrivate due domande, quindi possiamo anche andare nella sezione. Allora, con ETL possono essere store possibili per le stazioni di trasformazione dei dati? Allora, su scenari piccoli, anche sì, nel senso che su scenari piuttosto piccoli, spesso, anzi interrompo la condivisione dello schermo, che ci dà anche un po' fastidio. Secondo solo, disattivare. Ecco qua. Sì, dicevo, in situazioni di appunto scenari abbastanza piccoli, certo che si può fare, tant'è vero che spesso cosa si fa? Si utilizzano delle tabelle chiamate di staging, dove io vado a caricare i dati che magari ho preso con un processo Python, per dire, o insomma, qualsiasi altro processo, dalla fonte dati, le porto in quest'area di staging e poi lì le vado fondamentalmente a lavorare. Queste sono generalmente tabelle che non hanno indici, proprio perché devono avere un veloce throughput di scrittura, quindi devono avere delle performance di scrittura molto elevate, e lì sopra, perché no, ho le mie sigle, le mie story procedure che andranno a popolare eventualmente dati mancanti dalle dimensioni, e andranno ad aggiungere i dati sulla tabella dei fatti. Okay. Allora, secondo il GDPR, i dati aziendali sono tenuti a risiedere necessariamente in territorio europeo, per cui bisogna selezionare i dati centrali europei. È corretto? Sì, e fra l'altro il Azure è certificato per il GDPR. Di conseguenza, appunto, quando voi andate a scegliere, per esempio, uno storage, appunto, in questo caso, a quel punto potete scegliere dove, in che region andarlo a inserire. Okay. Allora, sempre lì, no? Allora, attualmente lavoro su un database da 90 tera, su una base Oracle in-house. Contemplavo investire su cloud con dimensionamenti di questo tipo? Sì, assolutamente sì. Chiaramente, allora, bisognava sempre fare anche un discorso, poi più che altro legato, in questo caso, i costi. Allora, da un punto di vista tecnico, certo che si può fare, perché voi appunto avete una scalabilità sul cloud, e quindi vi permette, serve a fare queste cose. Chiaramente il discorso è un discorso più legato poi chiaramente ai costi. Di conseguenza, magari voi avete un database che, magari avete delle infrastrutture che ancora non avete neanche ammortizzato, perché sono recenti. Altra domanda, avete del personale, per esempio, che fa tutta la gestione sistemistica oltre al DBA? Queste sono considerazioni da fare, perché quando si ragiona in cloud l'idea è, ok, anche che servizio compro? Facciamo un caso, lato SQL, io per esempio potrei voler prendere un Elastic Pool, quindi fondamentalmente l'idea di avere un database as a service, quindi io non dovrò preoccuparmi minimamente della parte di patching, eccetera, a livello diciamo del motore del sistema operativo, oppure potrei comprare una managed instance, oppure magari per la macchina virtuale. Quindi chiaramente cambiano
cambia, esatto, il carico di lavoro, il carico anche proprio all'azienda. Ma da un punto di vista tecnico, assolutamente sì, questi sono carichi di lavoro assolutamente accettabili. Anzi, se voi andate sul blog di Azure, che ora poi mi scordo sempre il link, però fondamentalmente troverete anche degli esempi. Molti di questi sono fatti dal program manager di Microsoft, che è un italiano, un certo Davide Mauri, che poi è andato a lavorare in Microsoft e appunto scrive degli ottimi articoli proprio anche in merito alle performance e a quello che si riesce a ottenere lato Azure, chiaramente. Ok, Poi bene. esiste uno strumento in Data Lake che trasforma, ad esempio, una query SQL o SQL in Python. Allora, se ho capito bene la domanda, diciamo, prima abbiamo visto una cosa proprio simile in quel notebook di Spark, dove fondamentalmente io posso andare a lavorare su un data frame, su un, diciamo, un set di dati, sia sfruttando le API di Python e diciamo di Spark, in quel caso quindi per fare join, fit, eccetera, ma posso utilizzare anche un linguaggio, un dialetto simile al SQL, che poi viene convertito e viene trasformato, viene fatto lavorare proprio da Spark. Quindi in quel senso sì, funziona più o meno in questa maniera, ecco. Spero di aver risposto più o meno a questa domanda, ecco. Ok, allora vediamo. Aspettiamo qualche istante, magari c'è qualche altra domanda. Siamo già quasi in conclusione, quindi se non ci sono altri dubbi, altre domande, io andrei a conclusione di questo webinar. Vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali social, siamo su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Telegram. Condividete tutti i nostri inviti anche con i vostri colleghi, mi raccomando. Ecco, c'è Antonio. Antonio stava scrivendo ed è arrivata una domanda. Ok, molto Mi interessante. interrompo. Dai, facciamo Allora, l'auguro. parliamo di DVH, data lake, eccetera, ma per accedere ai dati uso sempre l'SQL. Allora, l'idea è, quando io sono su un database, quando ragiono di data di DVH, fondamentalmente sto parlando di dati che sono in un database, quindi lì sì, utilizzo SQL. Quando parlo di data lake, in realtà sto parlando di dati che sono presenti in forma grezza, non sono su un database, quindi può essere un file, supponiamo un CSV. Li leggo, quindi per avere accesso fondamentalmente a quel file utilizzo il mio linguaggio di programmazione, per cui Python con una libreria che può essere Pandas, per esempio, giusto per citare alcuni nomi, o appunto Spark. Una volta che fondamentalmente ho avuto accesso al file, ora facciamo il caso di un CSV perché poi è molto simile all'idea di un file che mi rappresenta una tabella. Questi sistemi cosa fanno? Importano le informazioni del CSV all'interno di un oggetto della libreria chiamato generalmente data frame o dataset, che è una rappresentazione tabulare di quel dato. Come ci interagisco? Con le API di quella libreria, quindi lì potrò tramite Python fare delle join, eccetera. In SQL, come dicevamo prima, sì, è una forzatura, nel senso perché per chi è abituato a usare SQL, poi in realtà può scrivere uno statement simile SQL, che poi verrà tradotto nelle API della libreria e farà comunque il suo lavoro. Una volta che io ho questo dato in memoria, l'ho lavorato, ho fatto quello che dovevo fare, lo vado a riscrivere per mantenere la persistenza, un po' come se volessi fare l'update di una tabella. Quindi teniamo sempre in mente che stiamo parlando di due cose diverse, quindi DVH è database, di conseguenza accesso tramite SQL, data lake, storage, file, un grosso file system, di conseguenza lì sono un pochino più flessibile. Ok, perfetto. Siamo proprio in conclusione, credo. Quindi ricordo come sempre che questo webinar viene comunque registrato e verrà caricato da domani mattina sul nostro canale YouTube. Quindi vi invito a iscrivervi al canale così almeno sarete sempre aggiornati con le notifiche. Vedrete anche nella descrizione il link della presentazione che abbiamo visto questa sera che ci ha preparato Daniele.
Detto questo, vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo webinar con un altro argomento di sicuro interesse. Grazie mille, Daniele, per questo argomento interessante. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie. Per la pazienza. Perfetto. Arrivederci a tutti. Buona serata. Ciao a tutti.